Una scuola in provincia di Padova ha sostituito la parola Gesù con cucù in una canzone natalizia, scatenando reazioni forti da diverse parti. Un errore, ha spiegato la dirigente scolastica dell'istituto, ma la questione non appare affatto chiusa e le polemiche non mancano. Anche le docenti dell'istituto hanno emesso una nota di scuse provando a spiegare le loro ragioni. In merito, con la solita verve, è intervenuto sui social anche Don Franco Ottone, parroco di San Pio X a Ragusa. Ecco uno stralcio del video inviato sul proprio canale. Il problema è vostro, è un problema sulla vostra professionalità, perché andare a dire di sostituire Gesù con cucù significa che nemmeno voi rispettate quella che è la storia, quella che è la cultura, quella che è la tradizione religiosa cristiana. E vi chiedo, primamente, non mortificate, non disturbate e mortificate la vostra intelligenza, perché uno che dice queste cose non fa altro che andare contro la propria intelligenza. Ma che cosa significa chiamare cucù a una persona che si chiama Gesù? Gesù per noi cristiani è il nostro Dio, il figlio di Dio, è colui che è venuto a salvarci, non è cucù. Allora, se mi permettete, quelli che pensano queste cose, perché non chiami cucù a tuo padre, a tua madre o ai tuoi figli? Chiama cucù a tuo figlio, chiama cucù alla tua famiglia. Gesù è Gesù e basta. Dio è Dio e basta. E allora, veramente provo tanta amarezza, come l'Italia sta cadendo così, così in basso, e come in Italia tutti, compreso anche i preti, dovremmo parlare un po' di più, permettiamo alla stupidità di andare avanti. E allora, nel nome di Gesù e non di cucù, ma nel nome di Gesù, vi auguro buon Natale e vi benedico.